Malattia autoimmune, diabete di tipo 1, i 7 sintomi per riconoscerla. Il diabete di tipo 1 è una condizione cronica in cui il pancreas produce poca o nessuna insulina, un ormone indispensabile per permettere al glucosio zucchero di entrare nelle cellule e produrre energia. Diversamente dal diabete di tipo 2, che può essere influenzato da fattori come dieta ed esercizio fisico, il diabete di tipo 1 è generalmente considerato una malattia autoimmune, dove il sistema immunitario attacca per errore le cellule beta produttrici di insulina nel pancreas. Cause. Le cause esatte del diabete di tipo 1 non sono completamente comprese, ma si pensa che una combinazione di fattori genetici e ambientali gioca un ruolo chiave. Fattori ambientali, come virus che potrebbero scatenare la risposta autoimmune, sono oggetto di ricerca. Anche se il diabete di tipo 1 può manifestarsi a qualsiasi età, si verifica più comunemente nell'infanzia o nell'adolescenza. Cure. Al momento, il diabete di tipo 1 non ha una cura, ma può essere gestito attraverso diverse strategie. La gestione include monitoraggio attento dei livelli di glucosio nel sangue, somministrazione di insulina tramite iniezioni o pompa di insulina, dieta equilibrata, esercizio fisico regolare e monitoraggio medico costante. La ricerca è in corso per trovare nuovi trattamenti, inclusi trapianti di cellule beta, terapie immunomodulatorie e il potenziale sviluppo di un pancreas artificiale che potrebbe regolare automaticamente i livelli di insulina. I 7 sintomi principali. Sete eccessiva polidipsia. L'alto livello di zucchero nel sangue aumenta la necessità di urinare, il che porta a disidratazione e una sete intensa. Aumento della frequenza urinaria poliuria. Il corpo cerca di eliminare l'eccesso di zucchero attraverso l'urina, portando a un aumento delle visite al bagno. Fame insolita polifagia. Nonostante l'assunzione di cibo, la mancanza di insulina impedisce al glucosio di entrare nelle cellule, il che può causare una fame costante. Perdita di peso inspiegabile. Anche se si mangia di più del solito, si può perdere peso rapidamente a causa dell'utilizzo delle riserve di grasso e muscolari per l'energia. Affaticamento. La carenza di glucosio nelle cellule del corpo può portare a una sensazione di stanchezza e debolezza. Visione offuscata. Gli alti livelli di zucchero nel sangue possono danneggiare i vasi sanguigni dell'occhio, causando visione sfocata. Guarigione lenta di ferite e infezioni frequenti. I livelli elevati di glucosio nel sangue possono influenzare la capacità del corpo di guarire e resistere alle infezioni. Il riconoscimento precoce dei sintomi e il trattamento tempestivo sono cruciali per prevenire o ritardare le complicazioni a lungo termine associate al diabete di tipo 1, come danni ai nervi, alla vista, ai reni e al sistema cardiovascolare. La gestione efficace del diabete di tipo 1 richiede un approccio olistico che include assistenza medica, supporto psicologico e educazione del paziente e della famiglia sulla malattia. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.